molto molto validi da Livio per quanto riguarda Toni, per quanto riguarda Massimo come decano degli allenatori. E la partecipazione alla scuola calcio, io come consigliere facente parte dell'AIA, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio di Viterbo, quello che a noi più preme nelle scuole calcio è il rapporto che si instaura tra i ragazzi che frequentano le scuole calcio e le persone che devono essere idonee a fare tale esercizio. Quello che a noi ci interessa, come prima accennava anche il rappresentante degli arbitri, inizia solo dalle categorie giovanissime. Anche per quanto riguarda le scuole calcio non è prevista la figura dell'allenatore professionista, ma dell'istruttore della scuola calcio. Nei campionati successivi, regionali o elite o nazionali, abbiamo l'obbligo in panchina di portare un rappresentante AIEC iscritto nei ruoli. Ciò non toglie che invece è il nostro compito quello di educare i ragazzi e quindi gli istruttori di scuola calcio e allenatori di UEFA attivo, alto, progressivo, a saper veicolare in un'età proprio di avvicinamento al calcio attraverso l'aspetto ludico che è importantissimo. Quindi spesso si vede sempre sui calci i genitori, queste partite. La scuola calcio è formativa, è rappresentata da il mister, l'istruttore, che educa i ragazzi all'educazione sportiva, e questo è fondamentale. E la figura deve essere professionale, non può essere lasciata a una persona che non sa fare il proprio lavoro, perché la responsabilità proprio con i più piccoli, con la più fascia d'età più piccola, diciamo quest'anno sono 2008, 2007 e poi, è quella che avvicina i ragazzi a questo sport e hanno bisogno delle massime cure, forse meno di quelli grandi. Quindi è importantissimo, e come so che lo staff della SD Viterbo ha creato, è più che valido, e questo è importante, perché per i ragazzi, soprattutto quelli piccini, dobbiamo fare attenzione allo staff che fa parte della società. Non ci fidiamo di false promesse, le società devono dare delle garanzie alle famiglie per quanto riguarda la responsabilità delle persone. Dall'aspetto del gioco, dall'aspetto di avvicinare le regole del gioco, per poi poter mantenere anche poi quando saranno più grandi nelle varie categorie, che cominceranno a 5, a 7, a 9, a 11, fino a avvicinarsi ai campionati regionali o provinciali. Quindi l'augurio mio è di una buona scuola calcio. E un'altra cosa importante, se mi permettete, era solamente questo: fate divertire questi ragazzi, che è la cosa più importante che vogliono. I ragazzi tante volte vengono, questi piccolini vogliono giocare, perché è la loro età. Non li guardiamo come mini calciatori, sono bambini che giocano a calcio e vanno rispettati per questo. Grazie. Lascio la parola a Andrea Perica, che ci presenterà brevemente come sarà sviluppato il torneo di 19-22-18. Sì, buonasera a tutti. Come organizzazione, uno degli organizzatori del torneo, poi potrete, purtroppo ce ne scusiamo, però vedrete anche nei prossimi giorni dei libricini carini, è una nostra idea che ci è piaciuta girare sui campi, dove ci sarà poi tutto il calendario gare, che per un problema di stampa arriverà solo nella giornata di domani. Comunque abbiamo voluto fare questi due gironi, girone A e girone B, e nel girone A abbiamo messo appunto la SD Viterbo, il calcio giovanile Civita Castellana e la Polisportiva Campidello Terni, che sostituisce purtroppo per una mancanza la Polisportiva Teverina, quindi il Bagnoregio, che ci ha avuto dei problemi all'ultimo istante e non potrà partecipare. Nel girone B la Romaria Calcio, la Virtus Pilastro e la SD Piano Scarano. Un ringraziamento particolare questo a tutti voi, ma in particolar modo ai genitori e ai bambini della Romagna, perché venite da un po' più distante, insomma non siete del capoluogo, e vi ringrazio per essere venuti qui stasera, e noi ci tenevamo molto a fare questo
questa presentazione di questa manifestazione, che è uno dei tanti eventi che abbiamo organizzato, quindi mi sentivo di farlo e quindi per quanto riguarda invece il programma delle gare, vi anticipo subito una particolarità: siccome qui gli impianti, e visto le giornate e gli eventi ambientali di questi giorni, non sono così diciamo gradevoli e auspichevoli, soprattutto ci troveremo e sarà comunicato tempestivamente poi alle società e agli allenatori ad affrontare alcune difficoltà se c'è la pioggia, perché i due campi di calcio a 5 qui del nostro centro sportivo sono all'aperto. Allora, nel caso in cui ci sarà la pioggia, ci trasferiremo lo diciamo così subito apertamente a tutti, al Salamaro, al centro sportivo Salamaro, che è praticamente, non so, quelli di fuori forse non la conoscete, però è una struttura che sta nel quartiere Piano Scarano, una struttura al chiuso che nell'evenienza ci permetterà appunto di disputare. Se invece il bel tempo ci assiste, si giocherà in contemporanea su tutti e due i campi le partite del girone A e del girone B. Si comincerà con mercoledì 19 dicembre, quindi tra due giorni, con inizio gare alle 16, campo 1 ST Viterbo e campo Polisportiva Campitello. Campo 2 vedrà la Romaria Calcio contro la ST Piano Scarano. Proseguiremo poi giovedì 20 dicembre, sempre alle ore 16, sul campo 1 Polisportiva Campitello, Calcio Giovanile Civita Castellana, campo 2 Piano Scarano, Virtus Pilar. Diciamo così, chiamiamola fase di qualificazione, terminerà venerdì 21 dicembre, sempre alle ore 16, come tutti gli altri giorni, con sul campo 1 Calcio Giovanile Civita Castellana e SD Viterbo e sul campo 2 Virtus Pilastro Romaria. Nella giornata conclusiva di sabato 22, siccome la categoria non prevede finali, l'abbiamo chiamata finali, però cominceremo alle ore 15, diciamo, con le perdenti di tutti e due gli incontri, quindi qui chiamiamoli platonicamente quinto e sesto posto. Poi alle 15.45 terzo e quarto, e l'ultima partita per le 16.30, se non prima, anticipando un po' i tempi, ci sarà la finale, diciamo, per le squadre che hanno vinto tutti gli incontri. Poi faremo a seguire premiazioni finali. Per quanto riguarda il regolamento del torneo, parliamo di bambini nati dal 2006 in poi, lo dico già anche agli istruttori, i campi saranno liberi, quindi senza dover avvisare nessuno nel momento del cambio. Faremo due tempi da 12 minuti. Se poi vogliamo modificare leggermente, noi l'abbiamo pensata così, però penso che possa andare bene allungare quello da 12 a 15, però vediamo quanti bambini ci abbiamo. Comunque il numero di bambini è 5 più il portiere per ciascuna squadra. E niente. Questo è grosso modo tutto il programma della manifestazione, e a seguire appunto l'ultimo giorno avremo queste le premiazioni finali dopo le tre gare che si disputeranno nella giornata di sabato pomeriggio. Detto ciò, posso ridare la parola al Presidente e vi ringrazio. Agli istruttori, ai genitori, l'importanza del torneo è molto
basata sull'aspetto ludico. Risultato, che abbiamo messo finali, Andrea ha fatto un ottimo lavoro, ma finali, semifinali, chi ha vinto, chi ha perso, alla fine vincono tutti e perdono tutti, cioè vincono tutti, non perde nessuno, a questa età non perde nessuno. L'importante è partecipare giocando e divertendosi, come diceva Maurizio Zoppo, l'aspetto ludico è fondamentale, non pensiamo al risultato, pensiamo ad avvicinare per la prima volta per molti di loro, per molti ragazzini, specialmente questi del Viterbo, per la prima volta al calcio, nel miglior modo possibile, i ragazzi alla gara e all'agonismo, tra virgolette. Questa è una raccomandazione alla quale ci tenevo a fare, tifo puro, ma non impreghiamo contro l'arbitro, perché probabilmente arbitrerò io, anche perché saremo noi gli arbitri, ci divertiamo anche così. Accertato che tutti vinceranno, accertato insomma che sarà un torneo sicuramente bello e divertente, ringrazio ancora tutti i partecipanti e voi che avete sopportato le nostre parole. Avete sopportato le intemperie e state qui insomma a sentirci. Adesso vi auguro a tutti una buona serata, in uscita.